Il re pescatore o il re ferito è un personaggio ricorrente nelle innumerevoli opere nate da Critias e Troyes, e sarebbe di notevole difetto parlare della leggenda del re pescatore senza accennare le origini letterarie a cui lo sceneggiatore Richard Le Gramenese, I ponti di Madison County, l'uomo che sussurrava i cavalli, si è ispirato. Partiamo da codesto personaggio, un uomo menomato dal corpo e nell'animo, custode della sacra reliquia, che rende questa sua menomazione causa di desolazione e devastazione per il suo stesso regno, ed è evidente per i lettori che abbiano già visto il film che questa figura si riferisca al personaggio di Jack Lucas. Liberamente ispirato al celebre conduttore radiofonico Howard Stern, Jack è uno speaker radiofonico carismatico ed imprudente, caduto in disgrazia dopo aver dato libero sfogo alle frustrazioni di un radioamatore che si tramuteranno in una terribile tragedia. Una notte Jack tenterà il suicidio, ma un folle clochard di nome Perry lo salverà e lo aiuterà a rimettersi in sesto. Nella storia, Perry, interpretato meravigliosamente dal compianto Robbie Williams, è un vagabondo che vaga per le strade newyorkesi e si scoprirà essere stato in passato un eminente professore universitario che, preso dallo sconforto per la morte della moglie, ha perso il senso della ragione. Or dunque si nota facilmente quanto il personaggio di Jack sia connesso alla figura del re pescatore e quanto Perry, già il nome giocosamente lo identifica, sia legato a quello di Parsifal, ovvero quella figura cavalleresca nata e cresciuta nella foresta, che più di ogni altra più si avvicina al Santo Graal. Quindi un viaggio dove elementi epici e ordinari si mescolano poeticamente e follemente, solo come Terry Gilliam sa fare. Verrebbe da pensare che la storia nulla è più di una trasposizione in chiave moderna dell'epico racconto di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, ma ciò che Gilliam narra non è solo epica o narrativa medievale, è la storia di un incontro tra due persone molto diverse tra di loro che, aiutandosi, riescono a ritrovare se stessi e quell'amore che gli era stato tolto e che avevano miseramente perduto. Una storia più vicina a Rain Man di Barry Levinson che non ai romanzi cavallereschi. Jack è un giovane figlio del materialismo americano, sempre alla moda e con un certo stile, ma ben presto ci rendiamo conto di quanta grigia sia la sua vita. Gli stessi abiti che indossa sono spenti, non vivacizzano la sua persona e si sciuperanno presto quando finirà la strada senza il becco di un quattrino. Un personaggio che appena esce dai confini protettivi datigli dalla sua fidanzata si riduce velocemente alla sua reale condizione di miserabile, perdendo ogni certezza o credo. Penso che questo si verifichi nella vita di ogni persona, passando da un periodo in cui ogni nostra certezza viene dissacrata per giungere poi a qualcosa di ulteriore, ed è fondamentale che questo si verifichi per il proprio sviluppo intellettuale e soprattutto personale. Anche il personaggio di Perry risulta particolarmente affascinante, non solo perché in lui il riferimento al ciclo arturiano sia evidente con quel mantello, quel poncio e quel cappello che sembrano usciti dal quadro di Bruegel, ma perché la sua caratterizzazione è di fondamentale importanza per i fini della trama, regalando allo spettatore innumerevoli sfumature di un animo lacerato che non si lascia vincere. Terry Gilliam con questo film tornò in seno alle produzioni hollywoodiane che da sempre giustamente ha detestato, soprattutto dopo il disastroso esito delle Le avventure del barone di Munchausen, che quasi gli costò la carriera. Ma Gilliam riuscì, con la collaborazione di La Gravenese, degli autori e di tutta la troupe, a realizzare un film struggente che meraviglia per quanto i diversi sapori, il dramma, il comico, il grottesco, il romantico e la critica, si mescolino alla perfezione, donando agli spettatori un'opera che si frappone tra il nostro mondo, quello più ordinario e quello più intimo e folle del regista.